Questo fa ben pensare. Non solo, ma da lì in poi la predicazione cristiana evidentemente è una predicazione esperienziale, cioè facevano fare un'esperienza di morte e risurrezione. Questo era il battesimo. Il battesimo non è oggi purtroppo molto spesso ridotto, parole di Ratzinger, a l'affiliazione ad un club, no? Mentre per i primi cristiani erano esperienza iniziatica di morte e risurrezione, tuttora si chiama il rito dell'iniziazione cristiana. Crisostomo, un grande padre, diceva, anche lui povero, sapete Crisostomo ha, con la sua bocca d'oro, ma deve essere stato un oro un po' tagliente, per cui coi potenti dell'epoca ha detto quello che andava detto e sapete che fine ha fatto? Era la seconda personalità della Chiesa, era il patriarca di Costantinopoli, deposto, esiliato, scomunicato. È morto in esilio, deposto, però è un altro dei quattro grandi dottori. Quando uno è vivo, dopo morto va bene, si può anche. E lui dice, no? Quando immergiamo la testa nell'acqua come in un sepolcro, l'uomo vecchio è sommerso, interamente sepolto, e quando usciamo dall'acqua compare simultaneamente l'uomo nuovo. Muore uno, nasce un altro. E questa è un'esperienza vera, cioè non sono dei simboli così intellettuali. Era un'esperienza radicale. Ambrogio da Milano si racconta, è riportato anche è lui che lo racconta, quando conduceva un neofita all'iniziazione cristiana, lo immergeva nel fonte e dice che quando immergeva, l'angelo che lo aveva accompagnato al fonte non lo riconosceva più quando lui usciva, perché uno è morto, è nato un altro. Capite? Quindi è qualcosa di veramente radicale che avveniva. Allora, questa è l'esperienza dell'acquisizione dello spirito, cioè di una forza trasformante che cristifica, cioè ci rende simile a lui. Per cui nell'iniziazione si è cristificati, però è riconsegnato alla libertà. Secondo Serafino di Sarov, un grande santo dell'Oriente cristiano, che poi Giovanni Paolo II ha inserito anche tra i santi latini, tra i santi cattolici, no? Lui dice: il compito di un cristiano è acquisire lo spirito. Questo è il vero fine della vita cristiana. Per cui preghiere, veglie, digiuno, elemosina, tutte le azioni virtuose fatte in nome di Cristo sono solo dei mezzi per questo fine. Nell'epoca in cui viviamo, continua Serafino di Sarov, si è giunti a una tale tiepidezza nella fede, una tale insensibilità nei riguardi della comunione col divino, che ci siamo praticamente distanziati quasi totalmente dalla vera vita cristiana. È chiaro? Questa esperienza diretta dello spirito non va rimandata. Silvano del Monte Athos, un altro grande santo, ironicamente diceva: che aspettiamo ancora? Che qualcuno dall'alto dei cieli ci canti un canto celeste? Ma in cielo tutto vive nel Santo Spirito e sulla terra il Signore ci dona lo stesso Santo Spirito. E quindi la vita spirituale non va rimandata perché la vita eterna è nelle nostre anime qua giù. Quindi la vera meta è la divinizzazione. Capite? Atanasio diceva, no? Il Verbo incarnato si è fatto uomo, il figlio di Dio, figlio dell'uomo, per permettere all'uomo di cogliere il Verbo di Dio e ricevendo l'adorazione di divenire figlio di Dio. Ma in che senso? Nel senso della divinizzazione. Pensate, questo l'ha scritto, ve lo dico alla fine, no? Polemizzando con un altro teologo. Un uomo sensato oggi vuol forse ancora diventare Dio? Si chiede Hans Küng, e questo teologo risponde: io dico sì, raramente un'epoca è stata altrettanto determinata a diventarlo. Ernst Bloch ha fatto del sarete come Dio l'idea direttrice di un'interpretazione di questa eredità biblica, no? Un cristianesimo che offra all'uomo meno che divenire Dio sarebbe troppo modesto, ha un ben raccomandarsi con la sua affidabilità. Sta di fatto che nella lotta per l'uomo nella quale noi siamo coinvolti la sua risposta è insufficiente. Sapete chi è questo? Un certo Joseph Ratzinger. Non ve lo sareste aspettati forse. Per cui in realtà il cuore del messaggio cristiano è la divinizzazione. E questa passa attraverso un processo che dai mistici viene chiamato
la costruzione, la formazione del corpo di luce. Per cui non è qualcosa che va collocato nel post morte. Non è che dopo avremo un corpo di luce. Dopo è troppo tardi. È qualcosa che va costruito prima, va costruito in vita. Infatti a questo riguardo San Paolo dice: noi sospiriamo in questo nostro stato desiderosi di rivestirci del nostro corpo celeste, a condizione però di essere trovati già vestiti, non nudi. Origene dice: la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio, lo possederanno se da terra, polvere e sangue saranno trasmutati qui in sostanza celeste. E questa è proprio questa trasformazione. Gregorio di Nissa dice infatti che noi saremo in qualche modo ritessuti con gli stessi elementi, ma di una consistenza meno spessa e pesante. Parole proprio di Gregorio di Nissa: il tessuto filato sarà più sottile ed aereo. E c'è tutto un processo che permette questa trasformazione. L'iniziazione cristiana, che è il battesimo, è l'origine secondo i padri. Però dicono, succede qualcosa in qualche modo, che è come se poi, rivestito di questa tunica di luce, che appunto che l'angelo non riconosce neanche chi ne è rivestito quando esce dal fonte, noi questa tunica la possiamo velocemente rinstrozzare e riottenebrare. Però dicono i padri, attenzione, soprattutto quelli, i padri della meditazione, i grandi maestri della meditazione cristiana, che è chiamato l'esicasmo, un termine un po' desueto, che è esichia, no? Sarebbe ananda se lo dicessimo in sanscrito, è quasi più orecchiabile al popolo di oggi in occidente la parola ananda, sarebbe la pace beata, la beatitudine totale, no? I maestri dell'esicasmo dicono che praticamente è come la luna, che certo scompare ma può ritornare luminosa, o meglio ancora come le braci che covano sotto la cenere, ma se tu soffi sulla cenere riprendono la fiamma. State però di ridare di nuovo fiamma a queste braci che però purtroppo sono assopite. La veste di luce, questo corpo di luce, si trova in tantissimi testi, sia delle sacre scritture, magari ad esempio qualcuno ha orecchiato, a parte vabbè nel cantico dell'Apocalisse, no? Fu data una veste di lino pura e splendente. Queste sono le opere giuste dei santi. Ma poi è anche ad esempio la parabola della veste nuziale, no? Che al banchetto nuziale non può entrare chi non si è rivestito della tunica. Non so se avete presente l'episodio evangelico, che a me mi aveva sempre fatto molto soffrire da piccolino, perché praticamente dice: i ricchi, i potenti non sono venuti al banchetto, vai in giro a prendere tutti i poveri, venite voi perché ho preparato il banchetto, ve lo meritate voi, no? Però entra e vede uno che non ha la veste nuziale e lo caccia fuori in malo modo. E come, scusa, ha chiamato i poveri. In realtà la veste nuziale la dà chi ti invita. Questa è la tradizione ebraica. Perché c'è un guardaroba in cui una veste bianca viene data agli invitati. Quindi questo, attratto dalle gozzoviglie, si è tuffato nel banchetto senza neanche mettersi la veste bianca. Perché è il gioco delle passioni che ti fanno perdere la veste bianca. Capite? È tutto interessantissimo, ci sono tante metafore a questo riguardo, no? Di rivestirsi, per cui la veste di nozze di cui parla la divina parabola di Cristo, dicono gli autori della Filocalia, il manuale della meditazione cristiana dell'esicasmo, la veste di nozze di cui parla la divina parabola è la grazia, e chi la riveste è rivestito di vesti celesti e partecipa al banchetto spirituale. È anche presentata come una trasformazione di fuoco infocata, per cui in qualche modo dicono i padri e i maestri dell'esicasmo che tu ti metti addosso una tunica di fuoco, di luce e di fuoco. E questo potrebbe molto farci pensare, no? Questa grazia divinizzante che è donata nel battesimo e che poi, confusa tra le passioni come una favilla tra la cenere, puoi riattivare soffiandoci sopra. Ma come? Con questa pratica tipica di tutte le grandi tradizioni, di unire al respiro un'invocazione divina. Perché non basta soffiare sulle braccia perché si riattivano, ma deve essere un soffio infuocato a sua volta, perché deve contenere una parola divina.
la pratica nota della recita di un mantra che il cristianesimo ben conosce, solo che l'ha sempre custodito come un segreto da rivelare solo quando uno ha veramente voglia di buttarsi in questo viaggio di divinizzazione. È riferito a questo, infatti, la parabola del non dare le perle ai porci, eccetera. Cioè, ma sapete che cosa vuol dire? Semplicemente, se tu dai a un maiale una perla, lui vuole ghiande. Non capisce che con una perla fai arrivare 3 tir di ghiande, no? Gli sembra che gli hai dato dei sassi, e infatti ti si rivolta contro e ti sbrana. Per cui non è una cosa dispregiativa o punitiva, è dire aspetta, perché finché un maiale non lo capisce pensa che gli hai fatto un dispetto e ti si rivolta contro, non è ancora in grado, capite? Quindi si tratta di far scendere con questa veste il fuoco che scalda l'anima, la discesa del fuoco nella camera dell'anima, dicono i maestri del risicasmo, è un fuoco trasformante che ci fa diventare ciò che noi dovremmo essere. 2 battute scambiate con Patrizio prima. Allora, che lui diceva, ma forse noi scienziati dovremmo capire che non c'è qualcosa di eccezionale nella vita, nello spirito, che dobbiamo in qualche modo scoprire. È che noi non siamo ciò che dovremmo essere. Per cui ciò che è attribuito come qualcosa di eccezionale in realtà è la nostra vera natura che abbiamo perduto, la natura decaduta. Se voi leggete Genesi in modo acuto, sapete che nelle tradizioni antiche mistiche si dice che ci sono 5 gradini che ci danno accesso alla vita divina, 5 livelli di coscienza, nella tradizione nostra biblico-cristiana sono chiamate le 5 dimore dell'anima, precedute dal corpo fisico, che è il primo livello di coscienza, no? Che è l'anticamera, la chiamano, l'anticamera buia, e poi ci sono le 5 dimore di luce, sempre più luminose. Noi le acquisiamo e andiamo ad abitare in questo luogo, no? Per cui alla fine, diciamo, il 5° livello di coscienza è vedere lui faccia a faccia, ma non è la condizione originaria dell'essere umano nel mito della Genesi? Per cui l'essere umano è pensato a quel livello, cioè è nato così e è precipitato da quel livello alla bassezza in cui siamo noi ora. A parte la mia posizione, quella di alcuni maestri antichi, è che è la più grande fortuna che abbiamo avuto. Non pensiamola come una condanna. Cioè, adesso sta a noi andare a conquistare quanto ricevuto. E questo, e così concluderei, è quindi il ritorno all'Eden. Sapete che c'è questo mito del ritorno alle origini, che dicono gli storici della religione, in primis Mircea Eliade, che il cuore di tutta la grande ricerca umana a livello universale, no? Per cui si cerca qualcosa che abbiamo perduto. Addirittura dice la scienza tecnologica è reminiscenza di facoltà possedute e perdute. Per cui noi utilizziamo il telefonino per sostituire la perduta telepatia che originariamente apparteneva all'essere umano in quanto tale, come è evidente da tante descrizioni mitiche, dal Talmud, da quello che i mistici dicono che è la condizione umana originale, da quello che dice la Genesi stessa, no? Per cui non avevamo bisogno di comunicare attraverso la parola, ma si comunicava da cuore a cuore, eravamo trasparenti. Dopo decaduti ci siamo rivestiti di una tunica di pelle, dice Genesi, questa. Cioè non è che abbiamo preso il vestito di un giaguaro o di un orso e ce lo siamo messi addosso, ci siamo raddensati e è questa, il corpo, la dimora, la prima dimora oscura che dice la mistica ebraica, no? Perché ci siamo raddensati da quell'ardore di fuoco che avevamo. Ma infatti come si fa a riavere accesso all'Eden perduto? C'è un cherubino con la spada di fuoco alla porta. Ma cosa vorrà dire? Vuol dire che se noi, non è che la spada di fuoco è un'arma per impedirci di entrare, è la condizione che ti permette di rientrare. Se diventi una spada di fuoco passi la porta, no? Se diventi come una lama di fuoco, se diventi una colonna di fuoco,
come dice il Descartes, chi ha orecchie per intendere intenda. Allora entriamo da quella porta, capite? Quindi ti ha dato la chiave, non è che dice basta, siete cattivi, state fuori. Allora, se il fuoco delle passioni lo sappiamo trasformare nel fuoco divino che ci è stato instillato alle origini, allora noi diventeremo ciò che siamo stati chiamati ad essere, perché noi abbiamo a che fare con un Dio di fuoco. Il carro di fuoco di Elia, se voi ci pensate, che è nella mistica ebraica la Merkavah, no? Questo carro infuocato è qualcosa che noi dobbiamo rifare intorno al nostro cuore. Nel sacro pericardio dei filosofi greci, no? Di Empedocle, va riempito con un respiro di fuoco infuocato di parole divine e diventa un carro di fuoco e ci eleva verso il cielo. Guardate che zelo, la parola zelo, no? Vuol dire ardere, vuol dire fuoco, la parola greca, viene da una radice che significa essere caldo, entrare in ebollizione, e rende bene il termine ebraico kinah, la cui radice designa proprio il rossore che sale al viso di un uomo appassionato, e lo stesso termine è attribuito a Dio. Quando il Salmo dice lo zelo della tua casa mi divora, no? Si parla di un Dio zelante, infuocato, e vuole che diventiamo di fuoco per ritornare in quella meta che ci attende. Questa è la cristificazione, diventare come Lui. San Francesco l'ha detto, l'alter Christus, non dobbiamo aver paura di dirlo. Era l'alter Christus, e perché solo Lui? Questo è un dono per tutti, dato liberamente, come ci dice l'Emorro Issa, se noi ci avviciniamo a questo mantello e lo tocchiamo, fiduciosi. Allora ritroveremo la strada per il sentiero delle origini. Quell'Eden di cui abbiamo grande nostalgia, come dicono gli storici delle religioni, non è lontano. Sapete cos'è l'Eden, no? È questo luogo di quattro fiumi che vanno nelle quattro direzioni, no? Per cui il Talmud dice che sono i quattro punti cardinali, gli assi del cosmo. Ecco, se sono gli assi del cosmo e hanno un centro e vanno nelle quattro direzioni e sono quattro fiumi che danno vita, vi sembrano lontani questi quattro fiumi? Sono dentro di noi. Non c'è un luogo dentro di noi che ha quattro fiumi. Lo conoscete, si chiama cuore. Quello è il cuore divino, è chiaro, perché i quattro fiumi mandano vita nelle quattro direzioni. Noi siamo un po' diversi. Due fiumi portano vita al cuore e due fiumi la ridistribuiscono al resto del corpo e della nostra vita. Per cui Lui dona incessantemente, non ha bisogno di prendere. Noi prendiamo amore divino e lo restituiamo. Se noi cessiamo di fare questo, c'è la morte. Se noi lasciamo che questo avvenga in noi, quell'Eden perduto ritornerà in noi, in quel luogo cuore, che è la vera vita, la vera meta della vita mistica, la sede del trono divino, il luogo in cui noi diventeremo come Lui, al punto tale che è chiamato il letto nuziale, il luogo del sacro sposalizio, il luogo in cui ci fonderemo con Lui, saremo come Lui. E per ora può bastare.